Piano di Sorrento distrugge la sua auto, intervengono i carabinieri. Strade killer in penisola sorrentina. Primo maggio a Sorrento, ancora sangue sulle strade. Addio alla fontana di Mita. Inizia male la stagione balneare per Sorrento e Vico Equense. Degrado alla discesa della Marinella. Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda edizione del TG di Penisola TV. Ecco a voi la prima notizia. Piano di Sorrento distrugge la sua auto, intervengono i carabinieri. Ecco a voi il servizio. Un primo maggio movimentato in nottata per Piano di Sorrento. Alle 23 un uomo ha cominciato a distruggere la sua auto in via Carlo Amalfi, di fronte alla scuola elementare. È stato l'episodio più sconcertante di un pur caotico e trafficato primo maggio in penisola sorrentina. Dopo l'intervento dei carabinieri è arrivata anche l'ambulanza. La persona in preda alla follia ha cominciato a distruggere la sua auto quando un condomino ha chiamato il 118 spaventato dalla scena. Fonte Positano News. Strade killer a Piano, teatro di incidenti gravi. Ecco a voi il servizio. Ancora incidenti sulla strada Metamalfi. Dopo l'incidente del 15 marzo, anche il 1 maggio è stato scenario di un incidente stradale dove si è ferito un centauro. La maggior parte degli incidenti stradali è la velocità. Come possiamo vedere nel filmato, scooter che invadono la corsia opposta a velocità sostenuta. Noi vogliamo dire basta agli incidenti sulle strade sorrentine. Vogliamo che ci siano più controlli delle forze dell'ordine. Primo maggio a Sorrento, ancora sangue sulle strade. Ecco a voi il servizio. Primo maggio a Sorrento, ancora sangue sulle strade. Verso la mezzanotte del primo maggio a Sorrento, e precisamente a via San Renato, strada che conduce al cimitero di Sorrento, una ragazza in sella al suo motorino è andata a sbattere contro un rimorchio parcheggiato sul bordo della strada. Pensiamo che l'impatto deve essere stato forte, perché da come ho saputo il rimorchio parcheggiato non aveva i segnalatori luminosi e sul posto sono giunti le forze dell'ordine e l'ambulanza. Essendo che via San Renato non è ben illuminata come dovrebbe, questo incidente si poteva pure evitare. Addio alla fontana di Mita. Un ricordo che svanisce. Ecco a voi il servizio. Addio alla fontana di Mita. Ieri un pezzo di storia, un simbolo di Mita, è stato abbattuto. La fontana del mulino. Non diciamo che non sia stato giusto. Il lavoro fa parte del rifacimento della piazza Vittorio Veneto, che effettivamente aveva ed ha bisogno di un lifting. Probabile che la nuova piazza Vittorio Veneto sarà un fiore all'occhiello del paese. Fonte, Sorrento e dintorni. Inizia male la stagione balneare per Sorrento e Vico Equense. E siamo solo agli inizi. Ecco a voi il servizio. Inizia male la stagione balneare per Sorrento e Vico Equense. Due delle spiagge più frequentate e conosciute della costiera sorrentina, infatti, sono state definite non balneabili dall'ARPAC. Si tratta dello specchio d'acqua antistante Marina Grande e a Vico Equense lo Scraio. Proprio in questi giorni saranno affissi, come da legge, cartelli con la scritta «Acque non balneabili». E certo non è bello né per gli abitanti della penisola né per i turisti sapere che in quelle acque del borgo di Marina Grande, reso famoso dal film Pane, Amore e con protagonista Sofia Loren, non è possibile immergersi per un bagno rinfrescante. L'ARPAC però rassicura le acque della penisola saranno costantemente monitorate e non appena il livello delle analisi darà risultati rassicuranti, l'ordinanza di divieto sarà abolita. Fonte Sorrento e dintorni. Degrado alla discesa della Marinella, dove tra un po' è già estate e indovinate cosa abbiamo trovato? Ecco a voi il servizio. Degrado alla discesa della Marinella.
Due turisti che passavano per la discesa che porta alla spiaggia della Marinella ci hanno informato che hanno trovato sul loro percorso sacchetti di spazzatura, bottiglie di vetro e plastica e altro materiale sparso lungo la discesa. Ci chiediamo perché in un posto così bello ci sia tanto degrado? Perché i cittadini e il comune non hanno cura di ciò che li circonda.